Ciao amici, buonasera da Frank Bianconero, vigilia di Bologna-Juve. Vigilia di Bologna-Juve abbiamo parecchi infortunati, come al solito, e quando poi qualcuno dice, ma anche gli altri, di solito a me interessa poco di quello che succede agli altri, ma voglio vedere sempre solo in casa mia. E la gestione degli infortuni, secondo me, è qualcosa di grave in questa Juve, ma da anni ovviamente, non da quest'anno, perché poi mancherà Chiellini. Kulusevski, vabbè, ha avuto un problema extra, diciamo, calcistico. Il coccolino amoroso, tutta tatà, non c'ha problemi, ma non può giocare, non sappiamo mai gli infortuni di questo qui quando durano. Non c'è Chiesa, non c'è Danilo, i soliti ormai. Io faccio veramente fatica a capire tutte queste cose qua. Detto questo, andiamo a Bologna. Occhio al Bologna. Perché intanto ha perso l'ultima partita meritando di perdere, come disse anche Mihajlovic, ma quest'anno è un atteggiamento diverso, quest'anno è un atteggiamento nell'80% delle partite che ha fatto finora attendista, perciò prende un po' meno gol, tranne a volte con l'Inter o prende delle imbarcate e così, però quest'anno è molto più attenta di altri anni nel gioco Mihajlovic, perciò bisogna stare molto attenti, perché secondo me non avremo nemmeno tutti questi spazi come di solito Mihajlovic fa, che se la gioca diciamo con tutte gli può andare bene oppure può prendere delle scoppole. Intanto noi scoppole non ne diamo a nessuno, intanto vorrei vedere una squadra un po' che soffre meno quando l'avversario aumenterà diciamo l'intensità, che sia la pari, il contrasto, che ogni tanto prenderemo delle seconde palle, perciò vedremo domani cosa succederà a Bologna. È inutile stare a dirci che è altalenante, non sappiamo cosa ci aspetterà, lo diciamo ormai da 2 anni e mezzo a questa parte, non sappiamo la Juve cosa succederà. Io mi auguro soltanto che abbiano un po' più di voglia di quella vista a Venezia, ma lo stesso anche a Salerno, che abbiano voglia di vincere, che mettano in campo quelle che sono le loro caratteristiche, non il Bentancur che vuole fare il Zidane in mezzo al campo, faccio l'esempio di uno. No, perché non ne abbiamo, perciò bisogna mettere a terra altra roba, bisogna che il campo si ari per parecchio, perché noi qualità veramente ne abbiamo poca. Dybala infortunato, Arthur ormai fuori dai giochi, Ramsey ormai è fuori rosa, è accettabile, non è accettabile, ma bisogna accettarlo, perciò è accettabile questa cosa che è fuori rosa. Detto ciò, io ho molta paura della partita di domani, ho molta paura non per il Bologna, che è una buonissima squadra e è allenata bene, ho paura della Juve. Perché la Juve non sappiamo più cos'è, non è né capo né coda, non c'è un prospetto di gioco ben definito, non c'è uno schema di gioco ben definito, abbiamo tanta gente senza leadership, non abbiamo gente che trascina, non abbiamo gente che sappia capovolgere una partita se stesse andando male, abbiamo un sacco di problemi, questi visti finora. Poi da domani può essere la ripresa, può essere che ci vada bene. Può succedere di tutto. Detto questo, a me questa Juve fa paura soprattutto perché non c'è in campo Chiesa e Danilo, che sono una garanzia dall'anno scorso a quest'anno. Non avendo tantissimi campioni o tantissime persone che hanno leadership come Danilo e hanno capacità di ribaltarti e risolvere le partite come Chiesa, a me fa tanta paura. Domani non so come giocherà Allegri, visto che Kulusevski non c'è, Chiesa non c'è, giocherà Bernardeschi e Cuadrado alto forse di nuovo con De Sciglio, Bonucci, De Ligt e chissà se Bradipo Alessandro farà giocare di nuovo Pellegrini. A centrocampo è un dilemma perché è un dramma più che un dilemma, perché il solo Locatelli, sì, rientra McKennie, non so se lo farà giocare dall'inizio dopo che è stato un po' fermo, a volte 90 minuti. Perché se stai fermo, anche se ti alleni 2 settimane di fila, le gambe reggono i 90 minuti del campo. Ti puoi allenare quanto ti pare, ma i minuti delle gambe le metti soltanto nelle partite. Perciò non credo che McKennie giocherà ancora. Ad Allegri, come sto dicendo nelle live, dove vado, nel mio canale, ad Allegri voglio soltanto una cosa, che incida come allenatore su quello che voglia fare in campo la squadra. Poi il risultato si vedrà e la prestazione la commenteremo. Ma voglio cominciare a capire che ci sia un nesso di squadra in campo, un nesso tra allenatore e squadra, un nesso dei giocatori che sappiano quello che devono fare in campo rispetto alle loro caratteristiche. Voglio vedere una Juve convincente.
e il risultato poi sarà di conseguenza spesso la vittoria. Se non arriva, ma vediamo una Juve convincente, si dice tranquillamente Juve convincente. Ma il risultato è andato male. Ma i risultati che stiamo ottenendo sono risultati giusti rispetto a quello che stiamo vedendo in campo. Non possiamo dire che non meritiamo la posizione di classifica. Meritiamo assolutissimamente la posizione di classifica che abbiamo. Questo è quello che penso della partita di domani, sperando che qualcuno mi faccia ricredere rispetto a ciò che penso, a partire dal centravanti, che magari se ha 5 azioni davanti al portiere almeno 2 le possa buttare dentro. Il resto sono chiacchiere. Bisogna vincere e sperare negli altri. Vincere e sperare negli altri, ma non negli altri per vincere lo scudetto, negli altri per risucchiarsi qualcuno per cercare di andare in Champions anche l'anno prossimo. Buona serata a tutti e ciao a tutti da Frank Bianconero, e iscrivetevi al canale. Iscriviti, è gratis, offro io.